Prima delle intersezioni, prima che le macchine diventassero autonome e migrassero in un altro mondo, prima dell'istituzione decadente dei culti, prima della lunga lotta tra i maghi, i draghi e le manticore, in questo mondo esisteva un luogo che prese il nome di Sorgente delle Ombre. A quell'epoca gli esseri umani erano arditi, audaci, curiosi di scoprire ogni fenomeno per dargli un nome nuovo ed arricchire i propri pensieri di nuovi vocaboli. Avventurieri viandanti si intersecavano in una fitta rete di viaggi e scoperte che lentamente andavano a consolidare quell'opportunità e disgrazia chiamata memoria. Molti umani, spinti dalle rigorose discipline primordiali come la spada, la caccia e l'esplorazione, riuscivano ad attraversare una certa foresta, poi un certo lago, poi certe rocce aguzze, poi un'altra foresta di alberi obliqui, poi una distesa di ghiaccio e infine un gigantesco burrone sferzato da venti impietosi per arrivare a un alto picco di roccia avvolto dalle nubi. Su quel picco, scavata nella pietra sedimentaria da forze non umane, si trovava la Sorgente delle Ombre. Chiunque la raggiungeva per caso o intenzione veniva assalito e soffocato dai non esseri del piano delle ombre che dal loro mondo di non esistenza cercavano di esistere violentemente, prosciugando e svuotando gli umani che si affacciavano a quella buca minerale. Thank you.
Thank you.